Non si devono perdere di vista i titoli nazionali e i titoli europei, cosa che lui ha voluto a piedi pari superare. Certo, ed ecco Quintadamo, campione italiano 1990. E per tornare a Rosi di ieri sera, devo dire che è stato un incontro che ha visto la sua vittoria chiara, anche se non è stato un incontro molto bello sotto il punto di vista tecnico, però diciamo che Paolo Rosi, Gianfranco Rosi è fatto così, non gli si può chiedere di più, l'importante è che vinca i combattimenti. Ieri sera ha saputo anche superare un avversario molto ostico ed ha usato delle armi che forse erano ai limiti della correttezza, ma tanto vale, nel momento in cui gli è concesso, gli è permesso di farlo, lui lo ha fatto e l'ha usato. Devo dire che Gianfranco Rosi ha già un'età, abbiamo 34 anni, e quindi è un pugile maturo. E per un'attività, soprattutto verso la fine della sua carriera, molto molto intensa, un pugile del quale io stesso non avrei mai pensato potessimo ammirare un Rosi così combattivo sul ring ed arrivare anche a vincere come sta vincendo. Sì, poi una freschezza atletica incredibile, ha chiuso il combattimento ieri veramente in maniera incredibile. Certo. Devo dire anche che Gianfranco Rosi è uno che si sottopone a degli allenamenti stressanti, degli allenamenti molto duri, è un ragazzo che non lascia nulla di intentato ed è arrivato ad essere campione del mondo e magari, se Dio ce lo consente, se lo conserva in buona salute, anche per qualche anno ancora. Per cui arriverà alle tue 12 difese, ai 13 tuoi incontri, ti dovrà anche superare. Certamente, mi auguro che lo faccia. Non è solo Quintadamo che attacca i tuoi record. Sì, insomma. Sì, siamo attaccati da tutte le parti. Vuol dire che il pugilato è in crescendo, non è in calando, e questo mi fa piacere. Nino, ti ringrazio della tua partecipazione, in bocca al lupo per tutto quanto ti interessa in questo momento e continua a seguire con la tua consueta disponibilità e affetto questo sport che ha bisogno dei suoi padri storici. Ok, direi, no? Grazie, un saluto a tutti agli appassionati del pugilato che lo seguono e che ho piacere sempre così numeroso. Grazie Nino. E siamo nell'incontro che vi ho detto già prima, categoria pesi super leggeri al limite dei 63 kg e 500. Michele Piccirillo e Sandro Casamonica. Sandro Casamonica, maglietta blu, pantaloncini neri, mentre Michele Piccirillo, barese, maglietta rossa, 20 anni, uno degli uomini di punta della nazionale italiana, 21 anni invece per Sandro Casamonica, romano, della grande famiglia dei Casamonica, vi ho già detto, è il fratello minore di Romolo, campione italiano dei super welter. È un incontro questo tra i più attesi. Michele Piccirillo, campione italiano nell'87, 88 e 89, medaglia d'oro al torneo di Lodz nell'87, oro a Salonicco sempre 87, medaglia d'oro al torneo Italia sia junior che senior nell'88, argento agli europei juniores nell'88, medaglia d'oro quest'anno al torneo Italia di Venezia e ha vinto ambedue gli incontri nel confronto con la nazionale statunitense, prima a Las Vegas e poi a Reno nel gennaio di quest'anno. Ha 112 presenze in nazionale, per cui una esperienza notevolissima, è un pugile di estrema classe, preparato, lineare, una box tecnicamente ineccepibile, pugile anche potente. Come vi ho detto, è l'uomo di punta della nostra nazionale ed è una delle speranze azzurre principali nelle prossime Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Casamonica invece, romano, bronzo agli europei di Atene nell'89, quest'anno è sceso di tono con il passaggio di categoria, è passato ai superleggeri provenendo dai Piuma, per cui il salto di 6 kg e mezzo è stato notevole. Abbiamo parlato prima dell'incontro con Casamonica, pur ammettendo di aver perso un qualche cosa in velocità, però tutto quanto dice l'ho acquisito in potenza, ma certamente anche ieri nel semifinale Casamonica non ha fatto una grossissima impressione. Invece ieri in semifinale Piccirillo ha dato una vera e propria lezione al 26enne siciliano Longo, un incontro non pesante per Piccirillo,
si è trattata la sua semifinale di una vera e propria seduta di allenamento. Molto abile Piccirillo negli arretramenti. È comunque un Casa Monica diverso da quello visto ieri, termina la prima ripresa, una prima ripresa sostanzialmente su un piano di parità, un Casa Monica diverso, ben più in linea, ben più determinato di quello visto nella giornata di ieri, giornata dedicata alle semifinali. Ecco Casa Monica, poco fa abbiamo visto Piccirillo, intanto ci è raggiunto il commissario tecnico della nazionale Falcinelli che anche ieri ci ha fatto compagnia per qualche minuto. Intanto la regista Protassoni ci manda in onda una fase a ralenti di questa prima ripresa dell'incontro tra Piccirillo e Casa Monica che assegnerà il titolo tricolore 1990 nella categoria dei pesi super leggeri. Fuori i secondi. Falcinelli, siamo ai finali, abbiamo già visto alcuni titoli assegnati, sorprese non ce ne sono state. Guardando questo incontro, la prima ripresa, un pronostico, so che per te è duro farlo, però ma io ritengo che Piccirillo, d'accordo. Ecco, io ritengo che sia Piccirillo per due ragioni, perché sicuramente la box di Casa Monica si presta di più alle sue caratteristiche e poi perché Casa Monica non è un superleggero, è un superleggero come si suol dire ingrassato, il suo rendimento migliore l'ha avuto nella categoria dei pesi piuma classificandosi terzo agli europei del 1989, esprimendosi molto bene ai mondiali dell'89 nello stesso anno a Mosca e poi all'inizio di quest'anno ha fatto una bellissima inizio di anno contro due fortissimi americani che hanno vinto il guanto d'oro al Goodwill Games recentemente svoltosi a Seattle. Certo, se chili sono tanti, poi tu sei un fautore sempre del chilo in meno anziché un chilo in più, no? Comunque vediamo Casa Monica però rispetto a ieri comunque trasformato, questo occorre sottolinearlo. L'impegno maggiore lo ha sicuramente gasato. Eccellente la combinazione del pugile romano, un 1-2 al volto che giunge pulito ai danni di Piccirillo. In quelle Piccirillo mi sembra che abbia accusato questi colpi soprattutto dal punto di vista psicologico, mi pare, perché si è fermato, Evidentemente non si aspettava un Casa Monica così brillante oggi. Ecco il destro di Piccirillo, segno, solo un attimo di smarrimento da parte del campione pugliese, ancora un colpo di Casa Monica, segno, un incontro notevole, agonisticamente eccellente. Perde un po' di sangue dal naso, Piccirillo. Tiene il centro del ring Casa Monica. Piccirillo tenta di dare, di alimentare il ritmo girando intorno all'avversario. Molto mobile, guardia bassa Piccirillo. Però adesso dovrà escogitare qualche cosa il pugile pugliese, campione italiano in carica, se vorrà venire a capo di questo incontro che fino a questo momento sicuramente non sta vincendo. I due pugili sono su un piano di sostanziale parità. Si placa un po' il ritmo dopo una ripresa in mezzo condotta a ritmo indiavolato letteralmente. Molto in linea ora Piccirillo, molto sciolto. E questo diretto sinistro di Piccirillo che non raggiunge, diciamo, il bersaglio pieno. Molto attento Casa Monica. Anche perché è molto mobile sul tronco, Casa Monica è molto attento. Ancora il destro del romano che va a segno, una serie, poi qualche colpo vola anche sul gong ed è, se non la ripresa di favore di Casa Monica, ma una preferenza, io la segnerei a Casa Monica. Sì, è una maggiore combattività da parte del pugile del maestro D'Ercole, soprattutto in questa finale della seconda ripresa.
Tu hai già le basi per quanto riguarda la nazionale che dovrà, che dovrai portare a Barcellona? Ma la nazionale che dovrò portare a Barcellona, purtroppo per la prima volta nella storia della boxe italiana non potrò farla io, saranno i risultati, in quanto come tu sai ci sarà un numero chiuso per la partecipazione a Barcellona, certo. Hanno ridotto il numero dei partecipanti e pertanto nella categoria dei leggeri in Europa saranno assegnati 9 posti, dai mini Mosca ai medio massimi. Certo. Ed eccoci alla terza ripresa. Mentre vediamo ancora fasi della ripresa precedente, torniamo in diretta, eccoci qui. Terza ripresa, categoria super leggeri. Sandro Casamonica in maglietta blu, Michele Piccirillo, numero uno della nostra nazionale, in maglietta rossa. Un Michele Piccirillo in difficoltà, grazie all'aggressività e alla precisione, devo dire, anche di Casamonica, che sta stupendo un pochino tutti dopo le prestazioni non certo felici fornite nei giorni scorsi e soprattutto ieri in semifinale. Piccirillo probabilmente non si attendeva un avversario così determinato, così concentrato, e ha qualche difficoltà a prendere in mano le redini del combattimento. Ora una bella combinazione del pugliese, forse una delle poche nitide che è riuscito a mettere a segno. Cerca di girare Piccirillo, ma Casamonica lo insegue, lo incalza, alimenta costantemente il ritmo, impedisce al pugliese di ragionare. Molto fresco Casamonica, ne ha dato una dimostrazione proprio con questa corsetta che ha fatto. Una scorrettezza dovuta a esperienza questa volta. E però Casamonica non cede un centimetro. È un bellissimo combattimento, proprio sul piano tecnico molto valido. Forse in questa terza ripresa c'è una leggera prevalenza di Piccirillo, che lo contra e spesso lo anticipa. Adesso cambia guardia Piccirillo, alimenta il ritmo il campione italiano, evidentemente si è reso conto che deve fare qualche cosa in più. Altro bel destro di Casamonica, un destro volante ma che giunge a segno. Detto, al momento non è facile per i giudici dare questo verdetto, se non accade qualcosa nell'ultimo minuto. Ancora Casamonica incalza l'avversario, va a vuoto, piazza un sinistro al bersaglio grosso di notevole potenza, a vuoto a Piccirillo, poi rientra. Si incrociano i colpi. Oh, il sinistro di Piccirillo. È un sinistro che potrebbe fare pendere la bilancia in suo favore, probabilmente. Proprio nell'ultimo secondo. Effettivamente in questa terza ripresa c'è stata una maggiore attività di Piccirillo. E Sandrino si è un po' scomposto, ma sono effettivamente i nostri migliori pugili visti in questo torneo. Un grande incontro, Casamonica probabilmente termina il combattimento, si rende conto che nell'ultimo minuto ha perso qualche cosa, soddisfatto, e un po' imita un po' il fratello, i cosiddetti atteggiamenti guasconeschi, no? In America è piaciuto moltissimo. Pensa che un organizzatore americano, dopo aver visto il combattimento, ci ha telefonato per sapere se poteva restare in America a fare il professionista. Beh, sono quei personaggi che di cui la boxe ha bisogno, indubbiamente. Bene, ringraziamo anche Falcinelli, grazie del tuo intervento e per il lavoro, e attendiamo il verdetto. Dice,
con giudizio unanime, campione italiano 1990 dei pesi super leggeri, Piccirillo. Piccirillo, verdetto unanime. Casa Monica ha qualcosa da dire? Ecco Piccirillo. Ma effettivamente la vittoria non è che sia stata così netta da parte di Piccirillo. Casa Monica dal ring un pochino perplesso. In effetti è stato un verdetto che non ha trovato consenzienti anche gli spettatori. Ed eccoci all'incontro tra i medio massimi Roberto Castelli e Giampiero Rocco. Giampiero Castelli, cremonese 21enne, lo vediamo in maglietta gialla, eccolo in questo momento inquadrato, mentre Giampiero Rocco, 19enne di Varese, è il classico illustre sconosciuto, la prima importante occasione di questa sua giovanissima carriera. Nei quarti ha sconfitto agevolmente l'Emiliano Di Giulio, poi in semifinale il friulano Leonardi. È una sorpresa questo 19enne Giampiero Rocco, ripeto, di Benegono in provincia di Varese. Roberto Castelli sulla destra in questo momento dell'inquadratura in maglietta gialla, è stata medaglia d'oro al torneo Boxam di Spagna 1990, poi nel confronto Italia-Unione Sovietica di quest'anno ha avuto una vittoria ed una sconfitta, per cui un pugile giovane ma già con un certo curriculum internazionale alle spalle. In questi assoluti è arrivato per sorteggio in semifinale, dove ha sconfitto agevolmente Enzo Caporaso, un pugile 31enne ormai chiaramente al termine della carriera in declino. Castelli, maglietta gialla, cremonese. Rocco, maglietta bianca, varesino. Fuori i secondi. È prima tutto pronto. Ripresa. Ed eccoci alla prima ripresa, categoria medio massimi fino a 81 kg, tra Roberto Castelli, maglietta gialla, e Giampiero Rocco, maglietta bianca, una delle vere e proprie sorprese di questi campionati italiani 1990. Categoria medio massimi, ripeto, fino a 81 kg. Leggermente diverse le categorie nei dilettanti per quanto riguarda i professionisti. C'è qualche chilogrammo di differenza proprio per evitare gli stress da peso fin dalla età più giovane. Intanto abbiamo qui a fianco, già giunto in postazione, l'ingegner Gianfranco Castiglioni, sindaco di Saint-Vincent, questa cittadina che ci sta distinguendo per una certa dovizia di avvenimenti sportivamente importanti e soprattutto come pugilato. Ora addirittura si parla anche di un altro incontro di notevole interesse, quello di Calambai. Ingegner Castiglioni, allora questo Saint-Vincent che si è fatto largo. Buonasera a tutti. Si è fatto largo a suon di pugni, direi, no? Nell'ambito nazionale e anche mondiale. Prosegue su questa strada e questi campionati dilettanti lo sta a testimoniare, per cui ha intenzione di proseguire su questa strada della conoscenza della città attraverso lo sport. Sì, abbiamo aderito di buon grado all'invito della Box Aosta di organizzare questa manifestazione, a maggior ragione perché da alcuni anni appunto la nostra cittadina non aveva più avuto l'occasione di organizzare una competizione sportiva di questo livello. Quindi anche se la struttura comunale non è proprio specifica prevista per la box, ci siamo adoperati per
per ottenere appunto lo svolgimento di questa manifestazione. Intanto c'è sul ring una superiorità schiacciante, notevolissima, sì, schiacciante, di Roberto Castelli. L'arbitro Silvestri di Roma ha interrotto il combattimento, ma non abbiamo l'impressione che l'incontro possa giungere al termine. Il 19enne Giampiero Rocco appare troppo acerbo per gli assalti di Roberto Castelli. Il cremonese, con già alle spalle una notevole esperienza internazionale, e poi che fisicamente appare più quadrato, più in grado di dare pesantezza e competenza alla propria azione, ai propri colpi. Confermo comunque l'intenzione dell'amministrazione comunale di appoggiare eventualmente un'altra manifestazione di questo livello. Adesso lei ha parlato di Calambai, non sono a conoscenza di questa possibilità, ma senz'altro siamo intenzionati a dare tutto il nostro contributo, tutto il nostro appoggio allo svolgimento di manifestazioni nella nostra città. Cosa ne pensa la cittadinanza di San Vezzano? Direi che la risposta è stata buona, ottima. Si vede dell'interesse per questo tipo di sport, che forse da alcuni anni in Val d'Aosta non si è più avuto occasione di portare. Siamo abituati forse di più col calcio, col tennis, col grande tennis, però con la box sono alcuni anni. Infatti con il calcio, ricordo il torneo estivo di San Vezzano, che sta prendendo sempre Baretti, più piede, già da alcuni Baretti, anni, e l'amministrazione comunale, ma soprattutto la SITA, qui accanto a me c'è il procuratore speciale Giovanni De Fazio, che saprà dire. Sì, io con Giovanni De Fazio volevo chiedere proprio, si parla di Aosta in questi giorni proprio per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 96. 98. Bene, i motivi sono ben individuabili, ma le difficoltà innanzitutto che si è assegnata la manifestazione olimpica ad Aosta e le difficoltà vostre poi invece dirette, mentre invece infatti vediamo delle immagini che la regista Potassoni ci manda in onda proprio della vostra bellissima valle, le difficoltà che incontrerete per quanto concerne proprio le attrezzature. Ma sotto il profilo di attrezzature non sono problemi. Io dico solo questo, come uomo di sport, il CIO a giugno, se sceglie la Valle d'Aosta, è una scelta felice, perché è l'unica regione al mondo che ha una concentrazione di 4.000 metri come nessun'altra, e poi ha delle piste, delle attrezzature naturali, quindi non deturperebbe il paesaggio bellissimo di montagna che occorre per fare queste Olimpiadi. E qui la Valle d'Aosta è sempre più lanciata nel mondo della internazionalità, direi. Certo, no? Noi lo stiamo dimostrando con il nostro calendario manifestazione in comune con la regione, che stiamo facendo il torneo Baretti, incontri di pugilata ad altissimo livello, sempre per promozionare e far conoscere la Valle d'Aosta a livello internazionale. Sì, interessante, anche perché finalmente la valle sta uscendo un po' da un certo isolamento che aveva avuto fino a qualche anno fa, no? La Val d'Aosta sembrava quasi ma più un corpo che isolamento, diciamo, è una discrezione che hanno i valdostani a stare nel loro guscio, ecco. Bene, la ringrazio anche Giametà De Fazio, e gli auguri ad Aosta ovviamente sono di Prammatica, direi, non soltanto da parte nostra ma da parte un po' di tutti poi, gli sportivi italiani. Se il CIO sceglierebbe Aosta, sceglierebbe una città d'Italia, non dobbiamo parlare Valle d'Aosta, è una città italiana, quindi sì, certo, io parlavo della regione, esatto. Val d'Aosta ovviamente. Seconda ripresa intanto tra Castelli e Rocco. Nella seconda ripresa Rocco ha cercato di lavorare un po' di più, di boxare maggiormente, qualche colpo l'ha portato, si è ripreso indubbiamente, ma certo che Castelli lo incalza, più potente indubbiamente il pugile di Cremona. Ancora Rocco, che finalmente forse ha superato un impasse emotiva che lo aveva attanagliato nella prima ripresa, ora sta dimostrando qualche cosa di più, ha dei colpi d'incontro interessanti, favorito dal fatto che Castelli continua ad avanzare. Ancora Rocco, ha anticipato l'azione dell'avversario. Ecco, qualche cosina in più sta facendo vedere
Rocco, per cui ha ancora un destro pesante, una smorfia molto chiara da parte di Rocco. Giampiero Rocco, 19enne varesino, sottoposto ancora ai colpi pesanti dell'avversario di Castelli, diretto dritto da parte di Castelli. Viene incitato molto dal proprio angolo Rocco a usare il sinistro, ma sul ring le cose non sempre si mettono come un pugile vorrebbe, o perlomeno come desidererebbe fare. Signor Sindaco, qual è stato il risultato fino a questo momento maggiore che lei ha ottenuto da queste manifestazioni? Non politico intendo, intendo soprattutto turistico, se c'è stato. Beh, questa manifestazione in particolare, questa pugilistica, direi che è ancora in corso, quindi i risultati forse si potranno misurare al termine di questa manifestazione. Mi sembra che questa sera si concludano i campionati e quindi già da questa sera potremo vedere l'esito di aver portato questa manifestazione a Saint-Vincent. Senz'altro ritengo che la scelta sia stata oculata, giusta. Ma io parlo delle altre manifestazioni, quelle passate. Tengo a precisare che sono sindaco di Saint-Vincent da 3 mesi e quindi le ho viste come spettatore, però ritengo che l'impegno che ha profuso l'amministrazione comunale, l'amministrazione, la SITAV e la stessa regione stanno producendo dei frutti insperati o comunque proporzionati all'impegno assunto dalle varie prestazioni. La ringrazio, signor Sindaco, anche lei, la più cordiale in bocca al lupo per le vostre prossime manifestazioni. Grazie Gian. E siamo alla terza e ultima ripresa dell'incontro che assegnerà il tricolore dei medio massimi tra Castelli, Roberto Castelli, 21enne cremonese, e Giampiero Rocco, 19enne varesino. Due lombardi in questa categoria dei medio massimi. Castelli ora cerca di sollecitare la sua azione, intensifica il ritmo. Giampiero Rocco ha un nutrito gruppo di tifosi, di supporter, ragazzi e ragazze giunti evidentemente da Varese, dal suo paese di Benegono. Un po' lento il ragazzo varesino, non sembra avere l'assetto fisico per impensierire più di tanto il suo avversario, ben più pesante fisicamente, il peso è più o meno simile, ma fisicamente più compatto Castelli, più longilineo Rocco. Intervento dell'arbitro, signor Silvestre di Roma. I giudici di questo incontro sono Foti, Minutoli, De Camillis, Manno e Leoni. Invitato l'angolo di Rocco a moderare gli interventi, soprattutto dal punto di vista fonetico, perché gli urli arrivano un po' dappertutto. È stanco comunque il giovane Rocco. Intanto in questa giornata di finali ci ha raggiunto anche il presidente federale Ermanno Marchiaro, un presidente che ha visto l'oro di Oliva a Mosca nell'80, il trionfo di Los Angeles con l'oro di Stecca e l'argento di Damiani e del povero compianto Salvatore Todisco, scomparso proprio 8 giorni fa, e poi l'oro di Seul, di Parisi. Presidente, c'è questo rilancio da parte federale, questo progetto giovani.
progetto giovani che forse si è già estrinsecato in questi campioni italiani con un numero di partecipanti quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno. Mentre termina il combattimento che darà il tricolore dei medio massimi, nessun problema per la vittoria